Il consorzio Punta Europa ha superato la selezione indetta dalla Commissione europea per la gestione dei centri Europe Direct, che aiuteranno la stessa Commissione e il Parlamento europeo a portare le informazioni sulle opportunità offerte dall'Unione europea in tutte le regioni italiane per il quinquennio 2021-2025. Lo Europe Direct Abruzzo, che sarà gestito dal Consorzio Punta Europa, farà parte della rete ufficiale di informazione e comunicazione della Commissione europea, il cui obiettivo è facilitare e agevolare la conoscenza delle istituzioni, delle politiche, dei programmi e delle possibilità di finanziamento dell'Unione europea. Sì, è un risultato straordinario che premia il lavoro di questi anni, l'impegno di chi mi ha preceduto, ma soprattutto il progetto che abbiamo scritto, convincendo la Commissione europea che il Consorzio Punta Europa qui a Teramo può offrire e può garantire un successo dell'iniziativa attraverso la divulgazione delle politiche della Commissione europea. Abbiamo la nostra nuova sede, grazie alla provincia di Teramo che ci accoglie e che ha anche cofinanziato il progetto. E abbiamo Dov'è la nuova sede? in piazza Garibaldi, sono uffici molto importanti che avremo modo di inaugurare nei prossimi giorni, alle presenze delle istituzioni e della Commissione europea. È un risultato importante perché oggi sempre di più i fondi europei, le iniziative dell'Europa sono al centro del dibattito e delle opportunità che arrivano per tutti i cittadini, per i portatori di interessi e soprattutto per le pubbliche amministrazioni. Essere in grado di offrire qualità, conoscenza e soprattutto professionisti in grado di poter scrivere i progetti e rendicontarli diventa veramente fondamentale in questa fase. Tra gli obiettivi, quello di rendere lo sportello conosciuto e utile a tutti i cittadini della Regione Abruzzo. Questa è una missione che ci siamo dati. Tutti i cittadini devono sapere bene che cosa è l'Europa, che cosa è la Commissione europea e che cosa può offrire a loro singolarmente, perché per esempio ci sono fondi importanti per le start-up, per chi ha idee creative che possono diventare progetti finanziabili. Ecco, per poterlo fare bisogna conoscere. E allora lo sportello farà questo: bandi, iniziative, convegni, attività di comunicazione, ovviamente oltre all'assistenza tecnica, attraverso un tavolo permanente di professionisti in grado di poter non solo dare le informazioni, ma anche scrivere i progetti e saperli rendicontare e realizzare bene.